ragazze, ciao ragazzi. Allora, siamo qua sul mio tavolo da lavoro per fare una ricetta per le nostre labbra. Allora, in pratica facciamo questo Nutellami, è una via di mezzo fra un balsamo labbra e un'uscita labbra. Comunque una cosa goduriosa che va sulle labbra, le idrata, veramente è proprio bello spalmarselo sulle labbra perché praticamente all'interno c'è la Nutella. Veramente ci mettiamo proprio la Nutella, vi faccio vedere come viene buonissimo oltre che bellissimo, e lo facciamo assieme adesso ed è semplicissimo da fare. Questo qua l'ho pensato proprio per chi ha magari proprio due o tre cose, le cose basilari, non occorrono ingredienti particolari, quindi spero che le possiate fare tutti e spero tanto che vi piaccia, quindi procediamo. Eccoci, allora per prima cosa prendiamo un bicchierino di vetro, io uso questi qua da caffè, lo sapete, che deve andare a bagnomaria, e ci mettiamo il burro di cacao. Ho pensato di mettere il burro di cacao perché è un ottimo ingrediente, non a caso si chiama burro cacao quello che va sulle labbra, proprio perché deve contenere burro di cacao. E adesso facciamo 10 grammi di Nutella, quindi, perché ovviamente non è che stiamo andando a fare una crema, è un ingrediente super idratante ed emolliente, benissimo, perché questo qua viene proprio odora di cioccolata naturalmente, quindi ci sta bellissimo il burro di cacao con la Nutella. Voi sapete che io compro sui siti online, mi chiedete spesso magari chi è iscritto da poco al canale dove compro le cose. Nel box informazioni vi metto un link in cui ci sono tutti i video che faccio sui siti da cui compro. Comunque potete prenderlo da Amazon, c'è anche quello bianco, c'è quello nero che è odore di cioccolato, che secondo me va benissimo in questa ricetta, Dragon Spice, Vanille, vari siti online, potete trovarlo anche in pasticceria. Vi feci un video che si chiama il manuale dello spignatto in cui vi dicevo tutte queste informazioni basilari e vi dissi anche che questo qua ad esempio lo potete trovare nei negozi per pasticcerie o per dolci. Dopo il burro di cacao andiamo a mettere la cera d'api, io ho questa qua, e la cera d'api, sempre nel video manuale dello spignatto, vi disse che la potevate reperire dall'apicoltore se non volevate comprare online, se no sempre i stessi siti online, cioè ce l'avete bianca va bene lo stesso. Ok, quindi ho messo cera d'api e burro di cacao nel mio contenitore. A questo punto ci metto l'olio, ho deciso di mettere l'olio extravergine d'oliva perché ho pensato che in cucina ce l'avete tutti e perché è un olio davvero davvero nutriente, l'olio più ricco di sostanze nutritive è lui, quindi io metto lui, ma se non avete lui potete mettere l'olio di riso, potete mettere l'olio di girasole, ad esempio quella della Coop, l'olio di mandorle dolci, l'olio di arga, insomma quello che avete va benissimo, qualsiasi olio, avocado, insomma. Io però questo qua ve lo consiglio perché è ottimo. L'olio di ricino, l'olio di ricino perché è molto appiccicoso, quindi fa sì che il mio Nutella mi si appiccichi alle labbra, mi fa ridere, e poi perché fa un poco effetto lucido che io lo gradisco. Potete mettere anche la quantità di oliva e ricino tutto dello stesso olio. Quindi se non avete l'olio di ricino mettete tutto olio d'oliva. Ok, abbiamo già quasi finito, prendo il mio contenitore e lo metto a bagnomaria perché si deve sciogliere. Eccomi ragazzi, allora ho sciolto tutto, voi lo potete fare anche nel microonde se comunque volete fare prima o se non lo so, non avete le pentole. Ok, vedete, è tutto sciolto e adesso ci dobbiamo mettere lei, la Nutella. Già veramente sto un poco in estasi. Ok, adesso quello che dovete fare è sforzarvi di non mangiarla, quindi questa è la cosa più difficile del tutorial, mi raccomando, sono più forte io di te. A questo punto vado a mescolare. Mescolando vedete che la Nutella si amalgama. Il profumo si sente che è profumo di cioccolata, insomma, però se voi volete potete aggiungere anche qualche goccia di aroma a cioccolata per le labbra. Man mano si unisce tutto e si addensa, vedete? Questo viene proprio carino anche da regalarlo per le amiche, veramente è bellino. Vedete, man mano che si raffredda si addensa sempre di più, poi continuate a mescolare ancora per qualche minuto.
lo andiamo a mettere in una giarrina piccolina, contenitore anche vecchio di un lucidalabbra, quella così, anche un sempolo, delle creme, insomma vanno benissimo. È tipo una crema nocciola. Provo e vi faccio vedere com'è. Vedete? È molto, è abbastanza appiccicoso, cosa che mi piace, quindi resta sulle labbra, aderisce bene, ne basta davvero poco, fa anche un effetto un poco lucido sulle labbra e le idrata, le fa veramente belle. Mi piace tantissimo, lo sto utilizzando proprio quotidianamente, invece di mettere rossetti eccetera metto questo la mattina e mi piace tanto. Adesso è appena fatto e comunque entro qualche ora si addenserà di cioccolata, veramente si sente il sapore e veramente verrebbe voglia di leccarselo tutto, di mangiarselo. Spero che piaccia tanto anche a voi, mi raccomando, se lo fate fatemelo sapere e io vi mando un bacio grande. Ciao. Piace con la Nutella, ragazza. L'avete mai provato? Non sapete che vi perdete. Ti piace Nutella, mi è? E poi! Basta, che devo mangiare tutti i pezzi!